Finalmente anche in Sicilia ci saranno i termovalorizzatori per capitalizzare la mole di rifiuti gigantesca che produciamo. In molte zone dell'isola la raccolta differenziata funziona e alleggerisce i costi di gestione, in altre zone è praticamente tabù. Vige il fai da te con il lancio del sacchetto per strada senza nessuna forma di rispetto. Nonostante gli innumerevoli freni inibitori di campagne devastanti sull'utilità di questa tecnologia, presente in Italia e all'estero da decenni, anche nell'isola è cresciuta la consapevolezza che non se ne può fare più a meno, nonostante l'impegno scellerato di qualcuno che poggiava le sue certezze di diniego sul fatto che i siciliani siamo per natura lenti, quasi pachidermici, riusciamo a farci scivolare addosso qualsiasi cosa, forse perché ormai abituati al malessere diffuso. Nel contesto generale, le risposte disarmanti di alcuni, un poco di immondizia per strada, cosa vuoi che sia, così come per esempio drammatico nel terzo millennio la mancanza dell'acqua nei rubinetti. Normale, vedrai che prima o poi arriva, manca il lavoro, ce ne faremo una ragione, occhio, sparano per strada, ma dai, sono solo ragazzi, bando alla facile ironia. Il governo regionale, che comunque secondo noi dovrebbe tentare di accelerare l'iter, ha dato il via libera alla costruzione di due termovalorizzatori, uno per la Sicilia orientale e uno per la Sicilia occidentale. Ora si aspettano le gare di appalto e finalmente avremo la possibilità di avere meno discariche puzzolenti a cielo aperto e costi esorbitanti per lo smaltimento dei rifiuti di ogni genere.